Amici telespettatori, questo è un abbonamento dell'ATAC Metrobus per prendere la metropolitana, credo, per tutto il mese. Secondo lei funziona? Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio regionale. Che succede? Pure questi abbonamenti sono fasulli, sono falsi, biglietti, che sta succedendo? Ci spieghi un po' esattamente, secondo lei, se è un po' una bufola quello che sta accadendo all'ATAC o c'è qualcosa di veramente serio? Ma esprimersi con certezza è impossibile, ci sono delle inchieste, quindi massimo rispetto per il lavoro che stanno facendo i magistrati. Alcune di queste inchieste si è detto, si è scritto che sono state archiviate, altre sono in corso gli approfondimenti necessari. Quello che è sicuro è che qualsiasi cosa sia accaduta è interesse della città, dei cittadini, ma anche dell'amministrazione Marino far luce e chiarezza su questo. Noi ci siamo spesso interrogati in questi giorni sulla beffa, se queste cose che sono state dette e rivelate fosse vera. Stiamo compiendo dei veri e propri miracoli per salvare il trasporto pubblico in questa città, anche dal versante regionale. La scorsa settimana, ricorderete, abbiamo fatto un consiglio importante, abbiamo discusso come eventualmente impegnare le economie, i virtuosismi nella gestione del debito sanitario che verranno certificati dal governo, e se questi soldi che avremo in più sia opportuno o meno destinarli al ripiano del debito del trasporto pubblico di Roma. L'amministrazione Zingaretti con coraggio ha scelto di fare questo passo, quindi noi stiamo tendendo una mano all'amministrazione Marino, stiamo cercando di dare un contributo importante per uscire dalla difficoltà in cui versa l'amministrazione capitolina, soprattutto sul versante trasporto pubblico. Certo è che se queste vicende, così come sono state riportate dai giornali, fossero vere, sarebbe, o almeno fosse vera l'entità che è stata ventilata, perché si è parlato addirittura di 70 milioni di euro l'anno di frode per una bigliettazione falsa, parallela a quella ufficiale. Ecco, queste cifre sono cifre spaventose. Fosse così, io credo che l'ATAC sarebbe una delle aziende più floride d'Italia. Perché anche perché, se non sbaglio, ha un disavanzo di 1,5 miliardi, quindi nel giro di 10 anni dovrebbe essere pareggiata, se fossero vero questi 70 milioni. Ma intanto l'ATAC ha problemi di bilancio, ma sono soprattutto in parte legati a problemi di mancati trasferimenti di soldi che gli spettano, quindi c'è un problema di indebitamento col sistema delle banche. Noi stiamo provando a fare la nostra parte. I telespettatori debbono sapere che negli ultimi 3 anni i soldi del Fondo Regionale Trasporto, che provengono dal governo, da fondi statali, e che le regioni distribuiscono agli enti locali per finanziare il trasporto pubblico, sono stati pervicacemente non dati all'amministrazione comunale della nostra città. Quindi il debito della regione nei confronti del comune e dell'ATAC è arrivato a una cifra mostruosa, 800 milioni di euro. Questo è il grande problema del trasporto pubblico, che a un certo punto l'amministrazione Polverini, in conflitto armato con l'amministrazione Alemanno, cominciò a ricattare l'amministrazione romana non dando questi soldi. Noi siamo arrivati da 7 mesi e abbiamo cominciato a fare quello che è giusto, dare quei soldi all'amministrazione romana, e quindi da 780 milioni ne abbiamo già dati quasi 400. I problemi dell'ATAC sono questi, ma sono anche altri, però questi hanno quasi diciamo, ucciso il sistema del trasporto della città di Roma. Noi speriamo di riuscire a superare questa fase di criticità e a dare il nostro contributo per rilanciare il sistema del trasporto pubblico. Si parla anche di privatizzazione, se è il caso, se è necessario, di concorrenza, perché l'ATAC è un po' un monopolio. Beh, questo non è vero, perché il sistema del trasporto pubblico a Roma è un sistema già aperto al mercato da più di un decennio. Spesso le persone parlano senza sapere in realtà che cosa è accaduto a Roma. A Roma c'è già una competizione tra soggetti industriali che fanno una parte del trasporto pubblico in concorrenza col soggetto privato. Ci sono 24 milioni di chilometri
servizio l'anno gestiti da un soggetto privato, Roma TPL, che sono più o meno il trasporto pubblico equivalente a città di Bologna e Firenze messe assieme, quindi parliamo di una privatizzazione bella grossa e non l'abbiamo fatta ieri, l'abbiamo fatta più di 10 anni fa, quindi il sistema a Roma, il mercato è già aperto. Il punto è come noi mettiamo in competizione virtuosa la parte privata con la parte pubblica, perché c'è una parte di trasporto pubblico che soltanto un soggetto pubblico, interamente pubblico, può garantire, perché il trasporto, diciamo, di nicchia, quello di estrema periferia, quello delle zone dove c'è il disagio, spesso dal punto di vista commerciale non è conveniente, quindi parlare di privatizzazione del trasporto è pericoloso. Cioè, la gente non lo sa bene però questo aspetto, non lo conosce. E bisogna spiegarlo bene, io per molti anni mi sono occupato di queste cose, le ho sempre dette dovunque è stato possibile, quindi c'è molta demagogia su questo tema della privatizzazione del trasporto pubblico. Faccio presente che in tutte le realtà importanti d'Europa, a cominciare dall'Inghilterra, dove questa privatizzazione del trasporto si è fatta, c'è stato il disastro sociale, si è tornati indietro. A Londra fino a poco tempo fa era tutto privatizzato, adesso si è tornati a una gestione in parte pubblica, in parte privata. Il trasporto pubblico è uno dei servizi di cittadinanza essenziali che va garantito ai cittadini di una comunità, e se noi pensassimo che è solo il mercato a dettare le regole, dovremmo sapere in anticipo che ci sono alcune fasce di utenza che non sarebbero servite, semplicemente perché in alcuni casi, in molti casi, il trasporto non sarebbe dal punto di vista economico vantaggioso per l'operatore privato, perché l'operatore privato investe per avere il suo tornaconto. Questo non vuol dire però che le aziende pubbliche debbano essere destinate e condannate all'inefficienza e allo spreco. Questa è la grande sfida, rilanciare un settore che per 15 anni era stato rimesso al centro di una strategia cittadina. Nei primi anni 90, alla vigilia della nascita delle esperienze di centrosinistra, l'ATAC, l'allora ATAC, era un'azienda praticamente cotta, con 900 miliardi di debiti, è stata recuperata, rilanciata, abbiamo dato più trasporto pubblico alla nostra città, abbiamo assunto migliaia di autisti, quindi il personale viaggiante che non è servita a ingolfare l'azienda ma semplicemente a dare più servizio, e tutto questo processo a un certo punto si è interrotto. L'azienda 5 anni fa ha cominciato ad avere grandi difficoltà e tutto quello che poi ne è conseguito è stato raccontato dalle croniche giudiziarie. Quindi, diamo fiducia, insomma, si può fare ancora l'abbonamento? È serio? Io penso di sì, mi auguro di sì, sarebbe assurdo che non fosse il contrario. Tra l'altro ieri c'è stato un consiglio straordinario importante in Campidoglio e l'assessore Improta ha raccontato con i documenti alla mano l'entità di questo fenomeno. Siamo in attesa tutti fiduciosi di queste inchieste, ma credo, insomma, che i cittadini romani possano avere fiducia. Se c'è qualcuno che si è messo in tasca dei soldi con gli abbonamenti dei cittadini romani deve andare in galera, e come ha detto il sindaco Marino si deve buttare la chiave, sia esso un funzionario, sia esso un indicolante, ma sia esso anche un politico, perché si è evocata anche la commissione della politica. Mi auguro di no, mi auguro che questo non sia accaduto, ma se ciò fosse vero tutti abbiamo interesse perché si faccia pulizia. Buon lavoro, Valeriano. Grazie.